Benvenuti o bentornati nel canale. Torniamo oggi a parlare del drone Evo 2, un progetto americano davvero ottimo che per noi amanti dei droni dà la sensazione davvero di sicurezza, fluidità in volo. Ne parliamo oggi qui. Vai! Eccoci ragazzi, qua nel canale. Sono in compagnia di Nicola, anche lui ha un canale YouTube e proprio grazie a lui sto facendo dei test con il mitico Autel Evo 2, un drone davvero davvero incredibile. Ma prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di supportarmi con un bel like e se non siete ancora iscritti, perché no? Anche un'iscrizione sarebbe davvero incredibile. Innanzitutto, ciao Nicola. Ciao Simone, grazie. Grandissimo Nicola. Lui ha un canale YouTube dove si parla di viaggi, ma anche di oggetti tecnologici e droni. Sentite un po' cosa combina, perché la combina bella lui. Ve lo dico velocemente. Compro oggetti e poi li rivende online sul suo shop. Come si chiama, Nicola, il tuo shop? Lo shop è nontheroad.com, che è il nome anche del canale che abbiamo creato con Elisa principalmente per i viaggi. E poi ovviamente, vista la passione dei viaggi, foto e video, è evoluta così con i droni. In pratica lui fa, compra un drone, fa l'unboxing, qualche recensione, qualche confronto e poi lo mette nello shop e comunica tutto agli iscritti tramite la community e sul gruppo Telegram e li vende, in pratica nuovi ma a un prezzo minore, cioè vi immaginate? E tra questi droni presto venderà anche Evo 2. Ora me lo sta facendo testare e in questi giorni mi ci sto davvero divertendo, ma poi lo venderà a circa 1100 euro, dunque occhio ragazzi, vi metto il link sotto del suo canale in descrizione perché da lui ne vedrete delle belle. Oggi vediamo come vola, ma soprattutto le impressioni e le sensazioni che vi voglio raccontare rispetto ad altri droni con i quali volo di solito e che vedete spesso qua nel canale. Essendo questo un drone che purtroppo solo pochissimi esemplari ci sono in Italia, pochissimo, e moltissimi sono curiosi di sapere dai canali italiani queste informazioni, ecco che siamo molto felici di raccontarvelo, ovviamente, perché è davvero incredibile. Fare dei confronti tra questo drone e altri è onestamente molto difficile. Nicola ha fatto dei confronti con Air 2, ma anche con quello che più gli si avvicina, ovvero il Mavic Pro 2. E comunque, diciamo che questo Evo non lo confronterò io nel canale con altri droni, magari lo vedrete volare e realizzeremo delle immagini abbinate con altri miei droni insieme. Prossimamente qua nel canale li faremo volare in contemporanea e mixerò le immagini come mi piace fare molto spesso. Abbiamo poi parlato di sensori e di rilevamento ostacoli. Nei test che ha fatto Nicola e che abbiamo provato anche qui poco fa è uscito fuori che tra Air 2 e l'APAS 3.0 e Evo 2 con i suoi 12 sensori in ogni dove, Air 2 ha dato risultati migliori. Nicola, ora parla lui perché c'è un video che vi linko qua sopra. Sì, per quanto riguarda l'Air 2 nella prova di tracking ovviamente devo dire che l'APAS 3.0 ha dato dei risultati sicuramente migliori. Va tenuto in considerazione che per quanto riguarda Evo 2 andrebbero calibrati i sensori, cosa che non ho fatto come ho precisato in quel video, e anche il volume di questo drone che è quasi il doppio dell'Air 2, e volare all'interno di un bosco con rami che spuntano da ogni dove sicuramente complica un po' le cose. Però sicuramente per quello che riguarda la parte di foto e video ritengo che questo drone sia davvero superiore a tutti, incluso il Mavic 2 Pro. Tra questo e l'Air 2 hanno un sistema totalmente diverso, dunque andrebbe approfondito in modo molto dettagliato. Non vi nego che le impressioni di un drone come questo ad usarlo e a guidarlo sono di un quadricottero con diversa manovrabilità rispetto ad altri che posseggo. Un grip di attacco diverso da altri modelli, che ne so, io mi trovo da Dio Air 1 perché mi sono settato gli stick in modo più consono alla mia guida con l'app di Jago 4, cosa che purtroppo per esempio non si può fare, lo ritengo davvero assurdo, ridicolo, con Air 2 e la scria DJI Fly. Con lui si può fare qualcosa e, come dice Nicola in un suo video, questo drone ha un controllo un po' rallentato in alcune direzioni, dei momenti è scattoso, attacca molto, diciamo, lo stick.
E la possibilità delle impostazioni però dall'app ci sono, di modificare gli ESP, per cui è possibile anche modificare il gimbal, insomma, e quant'altro. Ho trovato l'app ben fatta, funzioni davvero davvero molto utili, settaggi facili nelle impostazioni di volo, un'app davvero molto fruibile. Dunque posso dirvi che volare è davvero un gran piacere con lui, e se lo confronto con altri droni che ho guidato e che guido tuttora, ognuno ha la propria identità di guida, ma questo lo trovo davvero davvero tosto. Eh sì. Se devo trovare un difetto, il drone è un po' troppo impegnativo come peso, come ingombro. È un oggetto sul quale si nota la grande qualità anche dei materiali, cavolo, e della struttura, cioè è davvero si vede, è davvero fatto alla grande. E comunque per oggi è tutto, ma nel canale vedrete altri contributi di questo magnifico oggetto volante che gentilmente Nicola mi ha concesso per fare test, prove di volo, e dunque che dirvi, vi aspetto ovviamente prestissimo in un video che abbiamo realizzato in questi giorni, oggi, nei giorni passati, io e Nicola con lui in 8K, che è una meraviglia, su questo lago, sul lago che è al confine tra la Toscana e l'Umbria. Io sono toscano, lui è umbro, ci siamo trovati a mezza strada e ci siamo divertiti e ci stiamo divertendo, e vedrete presto un video fatto da noi con lui sul lago. Dunque mi raccomando, iscrivetevi al canale e fate una giratina sul suo, perché presto chi lo vuole questo lo prende davvero a poco. Ciao ragazzi, ciao a tutti.